Grazie Presidente. Vorrei ricordare ieri, il 15 ottobre di 26 anni fa, in cui moriva Thomas Sankara, primo presidente del Burkina Faso, ucciso durante un colpo di Stato all'età di 38 anni. Il colpo di Stato del 15 ottobre 1987 vide un cambio di regime che ancora oggi vige in Burkina Faso e fu appoggiato da Francia e Stati Uniti. Un presidente scomodo come Sankara doveva essere rimosso, un personaggio dagli ideali anticapitalisti che andava in contrasto col pensiero unico occidentale, era un pericolo per la neocolonizzazione in Africa. Sankara è stato uno degli unici presidenti africani a non piegarsi nei confronti dell'Occidente chiedendogli la carità e non perdendo occasione per criticarlo e sfidarlo, rivendicando l'indipendenza economica nazionale e africana. Non reclamò mai le frontiere aperte per favorire l'immigrazione selvaggia in Occidente, utilizzata dall'establishment come causa dei mali dei cittadini occidentali, ma bensì si oppose alla truffa del debito. Sankara è stato il primo uomo politico africano a dire chiaro e forte che i paesi africani non erano in grado di pagare il debito che avevano contratto nei confronti dell'Europa e lo disse in un celebre discorso che si trova facilmente in rete all'Assemblea dell'ONU che si tenne nel 1984. Il debito pubblico, nella sua forma attuale, controllata e dominata dall'imperialismo, è riconquista dell'Africa sapientemente organizzata, in modo che la sua crescita e il suo sviluppo obbediscano a delle norme che ci sono completamente estranee, in modo che ognuno di noi diventi schiavo finanziario, cioè schiavo assoluto di coloro i quali hanno avuto l'opportunità, l'intelligenza, la furbizia di investire da noi con l'obbligo di rimborso. Sankara era per l'indipendenza dell'Africa dal neocolonialismo occidentale, che ne si nascondeva sotto l'alta finanza. Era per la sovranità alimentare, per l'alfabetizzazione, per il femminismo, per l'ecologismo. Era per l'abolizione dei privilegi dei politici e per il disarmo. Diceva: non possiamo essere dirigenti ricchi di un paese povero. Ogni volta che un africano compra un'arma dall'Occidente, la usa contro un altro africano. Un presidente come lui sarebbe stato rivoluzionario anche al giorno d'oggi. E ogni volta che lo ricordiamo, rivivono le sue idee. Mentre gli uomini passano, le idee rimangono e piano piano cambiano il mondo. Grazie.